naturalmente si lavora a freddo, si sala in due fasi con sale, pepe, cannella, che olio di garofano, noce moscata e l'alloro. Naturalmente piccole dosi di questi aromi conservano poi che il prodotto prende questi profumi e questi aromi così buoni. Dopo la seconda salatura, sempre con sale, pepe, olio di garofano, cannella e quant'altro, sempre nelle celle frigorifere, la coppa comincia ad asciugarsi, comincia a perdere dei liquidi e deve essere ricoperato con la pelle di sugna. La pelle di sugna non è nient'altro che il peritoneo del suino, un prodotto fresco, non ha odore, non ha sapore. Ah, noi utilizziamo solo maiale per produrre la coppa, non si usa mondiale, non si usano altri animali. Si stende questa pelle, naturalmente questa coppa ha un peso di 3 kg e 600 grammi, ha mollato anche un po', perché ci metterò due pelli perché sarà difficile da lavorarsi. Ovviamente non ci sono le temperature che ci sono in una cella frigo. Viene ricoperta con questa pelle molto elastica. Questa elasticità ne fa sì che quando la coppa si stagiona, diciamo, perde peso, la pelle aderisce sempre al prodotto. Ne stendo un'altra perché, essendo così molle, la coppa si farebbe fatica poi a lavorarsi. Sembra facile, sì. Ma provate poi di venire. Ah, sì, facciamo sì, provare, no? Non c'è problema. Niente, dopo che è stata avvolta nella pelle di sugna, si passa all'imbrigliatura. L'imbrigliatura noi li chiamiamo i venti perché richiamano un po' la rosa dei venti, nostro best test. Diciamo 18, 10, 20, dipende da come si vuole andare. In questo caso, siccome la coppia anche un po' tenera, ne darò 12. Questa imbrigliatura serve a contenere tutti questi muscoli che sono vari, perché per farvi capire che più i muscoli lavorano, più i muscoli sono saporiti, e i due muscoli che lavorano di più nel maiale sono il ganassino, che continua a masticare, e quelli del collo, dove c'è la coppa, perché continua a muovere la testa. Il maiale fa pochi movimenti, anche se è lasciato libero. Da ogni maiale due coppe, perché i muscoli cervicali sono due, pertanto due coppe. Naturalmente il consorzio tutela questa cosa, con le razze suine, gli allevamenti, si dà un'occhiata anche, diciamo, al benessere animale, sebbene fosse un paradosso, però sono state variate tantissime cose negli anni. Si tutela il peso della coppa, la qualità, che deve essere scelta sia dal macello, che poi dal sumificio dove arriva, si guarda che non ci siano difetti, viene lavorata, deve avere raggiungere un certo peso stagionato, se no non è marchiabile come dire qui. Deve raggiungere almeno 6 mesi di età, che possono sembrare tanti, una volta erano molti, arrivano fino a 9 addirittura all'anno, però se pensiamo a altri prodotti che dopo 2-3 mesi vengono venduti sul mercato, cosa succede? Con 2-3 mesi sul mercato mangiate ancora i liquidi che sono all'interno del prodotto. Non mangiate la fetta della coppa, non assaporate la carne, diciamo. La stagionatura come disciplinare è da 6 mesi e oltre. La coppa di solito si faceva d'inverno e la si mangiava a settembre. La pancetta la si faceva d'inverno e si mangiava a luglio, quando c'era la mietitura, perché c'era bisogno di energia. Anche i romani andavano in giro con la pancetta in tasca, quella non masticavano. Infatti questa cosa qua probabilmente è stata portata un po' dai romani, fatto strano anche della lupa, che diciamo a Piacenza. Sì, la lupa, ma voglio dire, abbiamo avuto altre storie con i romani, perché voglio dire, Piacenza è nata nel 218 a.C., proprio nell'anno della battaglia del fiume Trebbia con Annibale, ed è nata come città militare per difendere l'impero dall'invasione di Annibale. Quello che temevo, la coppa è molto tenera e si lascia andare, comunque cerco di farla nel miglior modo possibile, abbiate pazienza, ma dopo il viaggio in macchina e il poco tempo che è rimasto in cella, il prodotto dovrebbe essere già molto più stanco, vabbè, abbiate pazienza. No, ma il problema è che i prodotti devono essere fatti nel luogo di appartenenza. Vedete che la coppa si ribella se viene fatta a Recco, proprio per questo motivo.
noi puntiamo di... Domani a Piacenza. Tutti presenti. Dopo che state legati, la legatura serve, diciamo, per la prima fase, che è quella di asciugatura. L'invernatura che sto facendo, diciamo, i passetti che sto dando adesso, servono per non far cadere tutta questa legatura, in modo che la coppa si presenti anche un po' più bella dopo stagionate, perché pensate che adesso questa coppa è 3,5 kg, ma quando sarà stagionata sarà meno di 2 kg, dunque perde anche peso. A volte vi domandate, ma come mai costa così tanto rispetto a un altro prodotto? È logico che se una coppa vi ha perso un 15% e l'altra ne ha perso un 50%, differenza di prezzo ci deve essere, ci deve. Dopo che è stata legata e vi hanno i passetti, viene forata per far uscire, diciamo, l'aria, ci sono eventuali residui d'aria, perché diciamo che i pericoli, che poi i nemici della coppa, sono i batteri, l'aria e i liquidi. I liquidi li togliamo col sale, i batteri diciamo che li se difendiamo un po' col pepe e con la pelle di sugna che all'esterno, e l'aria con la pelle che la copre. Questa è una coppa DOP da 3,5 kg. E fra 6 mesi sarà una delizia poterla. Naturalmente in questi 6 mesi va fatta asciugare in un ambiente caldo, poi viene messa nelle cantine sottoterra e deve, diciamo, fare la sua bella muffa e deve perdere peso, deve stagionarsi, insomma. Bene.